Ragazze, buongiorno, benvenute in questo nuovo Vlogmas numero 13. Se non sbaglio, speriamo di no. Per noi è domenica e sono qui a casa, come vedete, e alle mie spalle c'è la tavola aperta perché oggi verrà la sorella di Christian con suo marito e con il suo compagno e la loro bimba a trovarci, quindi verranno a pranzo qui. Non vedo l'ora di vedere la nostra nipotina perché è da tanto che non la vediamo. Oggi giornata di pranzo, alle mie spalle c'è la cucina, sto già iniziando a preparare da mangiare, adesso vi faccio vedere. Non sono riuscita a filmare perché mi dovevo concentrare a fare da mangiare e quindi ho preferito farlo senza telecamera. Comunque adesso vi mostro che cosa ho preparato e vi mostro anche la tavola. Premetto, molto molto semplice. Qui ci sono le orate, eccole qui, e poi da quest'altra parte abbiamo il condimento per la pasta, quindi come vedete è un misto di pesce e ho utilizzato la nuova padella di Casanova, è molto grande in modo tale che quando siamo insomma più di due persone siamo più comodi. Quindi per il momento sto facendo questo, poi fra poco inizio a pelare le patate che poi le metto in forno. Come antipasto abbiamo comprato questa insalata di mare già pronta all'MD e ragazze è veramente buona, ve la straconsiglio. Oggi c'è una bellissima giornata di sole, infatti la stanza è comunque molto più luminosa rispetto a quando è nuvoloso. Comunque questa è la tavola, molto molto semplice, e questi sono i sottobicchieri di Casa Shops, molto carini. Ecco qui. Non riesco a capire perché anche se io stiro la tovaglia comunque rimane così, però vi giuro che io l'ho stirata, anche i tovaglioli li ho stirati, ma non so perché mi rimangono queste pieghette. Vi presento la zia di Christian, a cui avete fatto un sacco di complimenti, e è la zia che ha fatto le palline di Natale. Ciao ragazze! Ragazze, siamo al giorno dopo, scusate se ieri non ho più vloggato, ma c'è stata tutta la nostra famiglia qui a casa e poi, come vi ho detto, era venuta la sorella di Christian con la nostra nipotina e quindi ci siamo goduti tutto il pomeriggio con loro e non ho proprio pensato a vloggare e non ho avuto neanche il tempo di farlo. Quindi siccome le clip di video che vi ho messo prima sono davvero poche, ho pensato di farvi vedere le clip che ho registrato al villaggio di Babbo Natale quando ci siamo andati qualche mese fa a novembre. Quindi spero che vi faccia piacere insomma questa cosa. E voglio essere super sincera con voi e ieri ragazze non ce l'ho fatta proprio a girare il video, però mi dispiaceva comunque saltare un vlogmas e per questo mi è venuto in mente appunto mettervi questi video che ho girato, anche perché se siete della zona, comunque se siete nelle vicinanze di Reggio Emilia, andate magari a darci un'occhiata a questo villaggio di Babbo Natale che si chiama Mondo Garden Center, una roba del genere. Comunque se voi scrivete villaggio di Babbo Natale Reggio Emilia vi esce fuori, è bellissimo ragazze. Potete sia prenotare biglietti che costano tipo 3 euro oppure andare là, però secondo me vi conviene dare sempre un occhio al sito internet, così leggete bene, non fate magari un viaggio a vuoto. Comunque io vi lascio queste immagini che ho girato, ho cercato di girare il più possibile, quindi spero che vi faccia piacere. Vi ho portato con me anche quel giorno, anche se vi sto postando questo video soltanto un mese dopo. Io invito tutte le persone
nuove ad iscriversi al canale, così mi supportate e non perdete i prossimi video. Potete anche seguirmi su Instagram, trovate il link giù in info box, dovete solo cliccare e andrete a finire direttamente sul mio profilo, oppure potete trovarmi come Una Casa Piccina Tutto Attaccato. Inoltre, ragazze, ho visto che il video make up piace a tutte come idea, quindi devo capire adesso se girarlo oggi o domani mattina. Comunque in questa settimana arriverà anche il video make up, non vi preoccupate. Io vi saluto adesso, grazie per essere state con me anche se poco in questa giornata. Vi lascio alle scene girate nel villaggio di Babbo Natale, noi ci vediamo domani con un nuovo vlogmas. Un bacio a tutte, ciao, anche perché adesso sto girando un video che voi vedrete domani ancora, quindi un casino ragazze, a domani, ciao! Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I live, the dream I knew. This Christmas I only wanna be close to you. It's a magical time full of kisses. Take a walk outside and tickle the snowman's nose. Moving nimbly, did you hear something from the chimney? I will keep you warm as soon as you remove that snow. When everything is white, glimmering silver white, and stillness fills the night, it's Christmas. A winter wonderland, a snowball in each hand. Take me away, Christmas Day. There's joy. Family's near, we give thanks for this past year. Oh, nothing compares to the love that we share.
A green red delight with glimmering silver.